con i tanti colori della scopanella di un'altra, c'è veramente la grazia di poterli contemplare. Vedrete, mentre leggerete le loro parole, potete contemplare i loro volti, in un certo senso li vedrete un po' trasfigurati, sentite un po' il profumo del lago. E adesso è Erika che abbonda la grazia che permette di dipingere il paradiso, che voi la fatta dipingere i nostri ragazzi. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio ovviamente sia il Signore, anche l'invito di Maria Venezia e di Padre Massimo per essere qui con voi stasera. Ecco, è stato meraviglioso quando mi hanno proposto di partecipare a questo bellissimo progetto. Per il sentito meraviglioso parla appunto di questi giovani santi e beati. E ho subito sentito una grande grazia per questa possibilità di poter dipingere. In ciò che provo a fare, ecco, in realtà sono di preferenze, ma attraverso questi colori che vedete sono colori accesi, forti, vivi, che hanno un significato simbolico. Infatti rappresentano i colori che sono presenti in paradiso. Non so se avete mai sentito di esperienze e confini in un'altra, che appunto la scienza chiama NLE, di altre esperienze, sono appunto le esperienze che si hanno la situazione completa la vita umana. Io ho la grazia di avere questo tipo di esperienza quando ho 16 anni e ho avuto la possibilità di vivere il paradiso in un giardino meraviglioso. E i fiori, gli archi, si rivedono all'interno con dei colori meravigliosi e ho trovato infatti a riprodurre i loro volti, appunto usando questi colori accesi. Appunto, poi in realtà, appunto, mi dirigevo e sto per una grande gioia perché pensavo proprio a loro che già avevano questo giardino meraviglioso. L'esperienza termina di questo essere di luce che mi abbraccia e posso sentire in questo abbraccio che c'è sentito amore. Infatti riconosco questo essere di luce, è un po' come quell'immagine di quando Gesù appunto su Monte Tabor che si trasfigura, che certamente già ascoltato il Vangelo, il suo volto diventa come il sole e le sue vesti candide come la luce. Esperienza termina, appunto il Signore mi dice non è il tuo tempo, devi tornare indietro e sono praticamente tornata in me a questo meraviglioso cammello che abbiamo messo in piedi. Da quel momento non sapevo assolutamente cosa mi fosse accaduto, cercando di capire che cosa significasse questa esperienza. Poi, diciamo, dopo circa una ventina d'anni ho ascoltato altre testimonianze simili, ho capito di aver avuto cosa provo a fare allora? Attraverso l'arte, attraverso la pittura, provo a riprodurre questi colori meravigliosi che si trovano in questo luogo, proprio per dare speranza, per dare gioia e per far capire che la morte non è la cessazione della nostra esistenza, ma soltanto una soglia, dicevo una volta, e appunto ci aspetta un luogo meraviglioso. E già appunto, dove appunto potremo vedere nei volti di questi giovani proprio questi viti già trasfigurati, e loro già vivono adesso in quel meraviglioso regno. Speriamo che appunto attraverso immagini e parole possiate anche più sperimentare appunto l'esistenza di questo luogo, di questo regno, che poi è il regno di Dio, di cui parla Gesù anche nei Vangeli, il regno di Dio. Già vicino a noi e potremo vedere il suo volto, il volto di Gesù e il volto dei fratelli, di coloro che ci sono insomma già attorno e vicini. E tornando appunto alla copertina, l'idea iniziale era appunto quella di poter comporre con i loro volti una voce fiorita, si diceva all'inizio. Poi abbiamo pensato invece di fare in modo che lo spazio, il vuoto che si generava dai loro volti, potesse lasciare intravedere la voce, proprio perché possiamo